Bene, ditemi una cosa, avete letto il primo capitolo di Sette Raggi? Avete studiato un po' quello che abbiamo imparato la settimana scorsa o no? O non avete avuto del tempo? Pare di non aver avuto del tempo di fare i compiti. Ok, va bene. Oggi comunque continueremo e, se fosse necessario, ricorderemo un po' gli argomenti della lezione precedente. Il titolo della lezione di oggi è Gerarchia spirituale. Ricordiamo che questo corso sui sette raggi ha come bibliografia consigliata il libro Sette Raggi di Rubén Cedeño. Ricorda qualcuno di voi, in parole semplici, che cosa sono i sette raggi? Potete attivare il vostro microfono, sì? Sono le espressioni di Dio, perché ogni singolo raggio esprime un aspetto della divinità, in sintesi, la sintesi molto breve, ma. È perfetto, perfetto. I sette raggi sono le sette qualità di Dio o le sette virtù della totalità della vita. È corretto. Oggi approfondiremo un po' sulla la nostra conoscenza sui sette raggi e cominceremo con queste parole del maestro il tibetano. Chi vorrebbe leggere? Io. Dai, Francesca. Federica, scusami. C'è una vita che si esprime a se stessa, in primo luogo mediante sette qualità o aspetti fondamentali, e in secondo luogo attraverso un'infinita varietà di forme. Queste sette qualità radianti sono i sette raggi, le sette vite che danno vita alle forme, il tibetano. Ok, vedete che il maestro il tibetano, conosciuto anche come il maestro Jual Kul, parla di sette qualità o sette aspetti fondamentali della vita, di quella vita sta parlando della totalità della vita, cioè della divinità. Ed spiega che a loro volta ognuna di queste sette qualità, ognuno di questi sette raggi dà vita o si esprime attraverso una enorme varietà di forme. Andremo avanti ora a spiegare questo argomento. Bene, se noi immaginiamo il cuore e la mente di Dio come un grande, grande, grande sole spirituale centrale al centro dell'universo, ognuno dei nostri spiriti o le nostre presenze, io sono, è una scintilla di questo grande sole spirituale centrale, o potremmo dire anche una particella, è una particella immagine e somiglianza di questo grande sole spirituale centrale che è Dio in manifestazione. A un certo punto, ognuna di queste scintille esce dal cuore del Padre, direi meglio del Padre Madre Dio, esce dal cuore del grande sole spirituale centrale attraverso uno dei sette raggi. Cioè, ognuna delle nostre presenze, io sono, ogni spirito umano, appartiene a uno di questi sette raggi. Questi sette raggi vengono raffigurati in questa immagine che vedete sullo schermo come sette grandi sfere concentriche intorno al cuore di Dio. E vedete che cosa vedete al centro del cuore di Dio raffigurato in questa immagine? Le tre fiamme, l'azzurra, la gialla e la rossa, E se, la rosa, perché sono ecco. dal. Sì, continua. No, siccome sono un po' daltonico, per cui i colori li. Comunque No, no, hai visto perfettamente. La fiamma triplice. E quella fiamma triplice che cosa simboleggia?
L'abbiamo detto anche la scorsa volta, aspetta, sì. Non mi viene in mente. Potete rispondere anche Federica, Francisca, Carla. E Cristo interno? Il Cristo interno sarebbe Dio dentro di ogni essere umano, ma quella fiamma triplice, la fiamma azzurra, che cosa simboleggia? Non ti ho sentito bene, Francisca. La volontà. Ecco, la volontà divina, la fiamma dorata. L'illuminazione, la saggezza. La saggezza divina e la fiamma rosa. L'amore. L'amore divino. Ma quella volontà divina, quel potere divino della fiamma azzurra, quella saggezza della fiamma dorata e quell'amore della fiamma rosa, essendo la fiamma triplice universale, è anche non una parte del potere divino, ma tutto il potere divino. E quello come viene chiamato? Se parliamo di tutto il potere dell'universo. Io sono. Abbiamo imparato che l'essere universale Dio ha tre qualità principali. Sono, sì, volontà, saggezza e amore. Ma lo abbiamo studiato anche nella religione con altri nomi molto simili. La Trinità. E la Santissima Trinità, certo, quella fiamma triplice simboleggia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E anche queste tre persone della Santissima Trinità simboleggiano tre qualità universali, cosmiche, che sono onnipotenza, onniscienza e onnipresenza. Perché? Perché quella fiamma azzurra non è soltanto il potere, diciamo, un potere dentro il cuore di Dio, è il potere universale, è tutta la potenza di Dio, cioè l'onnipotenza. Ecco, allora, ogni scintilla divina che esce dal cuore di Dio, sia attraverso un raggio che da un altro, è immagine e somiglianza dell'essere universale, del grande sole spirituale centrale, e quindi ha le stesse qualità, almeno in potenza. E per questo vedete che vengono raffigurate come piccoli soli, perché proprio la nostra presenza io sono è quello, è un piccolo sole, un piccolo Dio in potenza, un essere creatore di universi. Allora, allo scopo di esprimere, sviluppare tutte queste qualità che sono in potenza, la presenza io sono, chiamata anche monade, scende attraverso i diversi piani di manifestazione in un arco che potremmo dire un arco di involuzione, cioè attraverso sette piani universali, che sono sette stati di materia. Un giorno parleremo, approfondiremo sull'argomento dei sette piani. La presenza io sono scende fino ad arrivare al piano fisico. Quando la presenza io sono raggiunge il piano fisico, comincia la sua evoluzione attraverso il regno minerale. Nel regno minerale impara a costruirsi un corpo fisico, poi comincia, scusatemi, ad ascendere un arco di evoluzione, comincia ad ascendere attraverso il regno vegetale, il regno minerale, il regno animale, eventualmente raggiunge il regno umano e dopo il regno umano inizia la sua evoluzione attraverso i regni superiori, potremmo chiamarli ora regni spirituali, fino a tornare al cuore di Dio. Ma quando esce dal cuore di Dio, la presenza io sono è appena una scintilla della divinità.
Invece, quando torna al cuore del grande sole spirituale centrale, torna come un grande sole, una coscienza che lungo l'evoluzione si espande imparando e esprimendo le qualità che erano prima in potenza non soltanto nel piano spirituale ma in ognuno dei sette piani dell'universo. Immagino che ci saranno tantissime domande, ma a questo punto quello che ci interessa è capire lo scopo, l'obiettivo generale dell'evoluzione, che basicamente è quello di esprimere, sviluppare le qualità di ognuno dei sette raggi che sono latenti in potenza dentro di noi come spiriti divini in ognuno dei sette piani universali. E quello alla fine ci porta a diventare un grande sole creatore di pianeti, sistemi solari e potremmo dire in questo caso immagine e somiglianza di quel grande sole spirituale che è il nostro padre madre universale. Durante la nostra evoluzione, quando la presenza io sono attraversa o evolve attraverso il regno minerale, impara a costruirsi un corpo fisico. Oggi noi abbiamo un corpo di carne e ossa grazie a che migliaia, o meglio dire milioni di anni fa, abbiamo imparato durante il nostro percorso nel regno minerale a costruire un corpo di materia solida, di materia densa. C'è qualche domanda a questo punto? No. No? No. Forse sarebbe buono chiarire, noi mai siamo stati minerali, cioè la presenza io sono è una presenza io sono, è uno spirito. Ciò che fa è evolvere utilizzando forme minerali. E ricordate quello che abbiamo letto all'inizio, le parole del maestro il tibetano, che la vita di ognuno dei sette raggi si manifesta attraverso una molteplicità di forme. Queste forme, a loro volta, appartengono a ognuno dei sette raggi, cioè ci sono minerali di primo raggio, minerali di secondo raggio, minerali di terzo raggio e così via. E di solito una presenza io sono appartenente al primo raggio, che è il raggio azzurro, evolve attraverso forme minerali o poi forme vegetali del raggio azzurro. Sì? Ok. Ok. Andiamo avanti. Dimmi, io, Francesca. Una domanda. Dimmi. Perché io vedevo questo, che noi, tu stai dicendo che la presenza io sono ovviamente non era un minerale, ma noi non abbiamo fatto un'evoluzione passando da minerali e tutto il resto? Sì, sì, infatti quello che voglio dire è che lo spirito resta sempre spirito, spirito divino. Okay. Evolve attraverso forme, corpi minerali, potremmo dire. Ok, benissimo. Quando ha raggiunto gli obiettivi dell'evoluzione minerale, la presenza io sono, o meglio dire tutte le migliaia, milioni di presenze io sono che fanno parte di una ondata di vita e che hanno imparato nel regno minerale a costruirsi un corpo fisico, e continuano a una seconda tappa che è l'evoluzione dentro il regno vegetale. Nel regno vegetale impariamo a costruire un corpo vitale, un corpo eterico,
che è il corpo che vitalizza il corpo fisico. Impariamo così a fare in modo che un corpo possa crescere, e avere calore vitale, e avere della linfa che scorre attraverso il corpo del vegetale, e quello ci consente oggi di avere un corpo fisico interpenetrato da un corpo eterico, e che è quello che ci permette di avere un corpo fisico che cresce, si riproduce, ha dei sensi, calore vitali, tutte attività che appartengono in realtà al corpo eterico, sono delle capacità che ci offre il corpo eterico. Poi continua l'evoluzione della presenza io sono attraversando il regno animale, un lunghissimo percorso, migliaia o milioni di anni evolvendo in diverse forme animali fino a raggiungere quelle più evolute, come sono per esempio quelle degli animali di sangue calda, animali che hanno un rapporto con l'essere umano, animali domestici come un gatto, un cane, un cavallo e così via. Che cosa impariamo durante la nostra evoluzione nel regno animale? Che cosa pensate che impariamo? Emozioni. Emozioni, ecco, ad avere sentimenti e costruirci un corpo astrale, chiamato anche corpo emozionale. Quando questa presenza io sono, evolvendo attraverso il regno animale, arriva al punto in cui è in grado di cominciare a pensare, ad avere un primo pensiero, quell'animale che di solito è in rapporto con un essere umano raggiunge il primo pensiero e si individualizza. L'individualizzazione è la laurea nel regno umano. Quando arriva l'essere umano alla graduazione, si laurea. E, scusate, quando l'animale si laurea diventa un essere umano, e quel processo si chiama individualizzazione, diventa un'anima individuale. Perché posso fino a... Sì, dimmi Paride. Ma la domanda egoistica mia, ma si può anche retrocedere? Si può anche tornare indietro? Ah, se si può tornare indietro, grazie per la tua domanda. Quando l'essere umano si è individualizzato, meglio dire, quando l'animale si è individualizzato ed è diventato un essere umano, una volta incarnato come essere umano, avendo un Cristo interno, un'anima individuale, non può tornare indietro e incarnare dentro un corpo animale, è impossibile. Ok, ok, era una domanda egoistica. No, non egoistica, è una domanda interessante. Okay. È una domanda interessante. Poi, in Oriente, in tanti testi sacri dell'induismo o del buddismo, si parla o si capisce a volte che c'è la possibilità, generando un karma molto brutto, negativo, di tornare indietro e incarnare come animali. Ma quello non deve essere compreso o capito in modo letterale. Quello che si tenta di spiegare è che quando l'essere umano genera un karma troppo brutto, troppo negativo, può incarnare ancora come un essere umano usando un corpo umano, ma un corpo umano che a volte è così limitato dal karma negativo che si trova a volte nello stesso livello di un animale o persino diciamo sotto. Che dà spazio all'istinto animale. Ti do, ti spie-
Ti do un esempio, Paride, quando una persona per un karma negativo incarna in un corpo fisico umano con deformità, con incapacità di usare i sensi, con incapacità di muoversi, per esempio, si trova a volte persino con una mancanza di capacità intellettuale, quell'essere umano si trova a volte nello stesso livello o persino sotto di un animale. Ok. O per esempio un grado di povertà così basso che non riesce per esempio ad affamarsi, a coprirsi il corpo, quando tu hai degli animali domestici che mangiano quotidianamente. Ci sono okay. Oggi nel nostro mondo, nella nostra società, degli animali domestici che hanno nome, cognome e documentazione. Poi hanno un dottore, un veterinario, sì? Usano dei vestiti, prendono medicine, persino in qualche paese ci sono psicologi di animali. Quindi questi animali si trovano in un grado di benessere maggiore di tanti esseri umani che a causa di un karma negativo soffrono come gli animali selvaggi quasi. Ok, grazie. Ed è in questo senso che potremmo accettare il fatto, le espressioni di questi testi sacri orientali che ci parlano di un essere umano incarnando a causa del karma negativo nel regno animale, ma non è proprio nel regno animale, né in corpi animali, ma in una situazione simile a quella degli animali. Federica, dimmi. Sì, avevo un'osservazione, sono diventate due nel frattempo. Sì. Allora, la prima è questa. Animali domestici. Il fatto che noi diamo i nomi, no, a questi animali contribuisce al fatto che si individualizzano, cioè in qualche modo li tiriamo fuori dalla loro coscienza di gruppo e cominciamo a farli diventare un individuo? E in qualche modo sì, perché l'animale comincia a rispondere a un nome, a capire la propria esistenza piano piano, ma è soprattutto il fatto e la vicinanza con l'essere umano, le vibrazioni potenti dell'essere umano, potenti nel confronto con quelle degli animali, che per principio di vibrazioni alzano, elevano le vibrazioni della coscienza animale e lo portano eventualmente all'individualizzazione. Per esempio, okay, ci sono diversi metodi, questo non è l'argomento di oggi, ma è interessante. Ci sono basicamente tre metodi di individualizzazione, che sono attraverso la volontà, attraverso l'intelligenza e attraverso l'amore. Quando un animale, per esempio, salva la vita a un essere umano, quello lo porta all'individualizzazione. Cioè un animale che sacrifica la sua vita per proteggere o salvare un essere umano, quello genera un karma positivo così grande che lo porta all'individualizzazione. Questo è il primo metodo. Quindi, se ho capito, sono praticamente le tre, diciamo, queste tre fasi rappresentano le tre qualità della triplice fiamma. Sì, sì, proprio così. Poi, se invece il padrone di quell'animale domestico è un individuo molto intelligente, studioso, queste vibrazioni di intelligenza influiscono sullo sviluppo dell'animale e lo porteranno ad essere un animale intelligente, pensare, e quando avrà il primo pensiero, quello lo porta all'individualizzazione attraverso l'intelligenza. Se invece il padrone è una persona molto amorevole, probabilmente il suo influsso porterà l'animale allo sviluppo
dei sentimenti molto intensi, sentimenti positivi, di amore, di fraternità, e quello lo porterà all'individualizzazione attraverso un sentimento molto intenso di amore. Sì? Bene. Ok. E quindi, scusami. Sì, dimmi. Per essere sicura di aver capito bene. Quindi sì. È solo a livello umano che esiste il Cristo interno. Prima non c'è, cioè avviene solo con l'individualizzazione. Potremmo dire, in ogni regno della natura, e con questo parlo regno umano, regno angelico, regno elementale, c'è un punto di individualizzazione. Sì? Quando l'essere umano o l'angelo o l'essere elementale raggiunge il punto in cui ha un'anima individuale e diventa autoconsapevole di se stesso, si rende conto della propria esistenza, è un ente individuale. È chiaro questo? È chiarissimo, sì. Penso. Il punto qual è? Che il fatto qual è? Che l'animale, anche se potremmo dire, ah, ma il mio animale, il mio gatto è molto intelligente, sì, ma quel gatto non si rende conto della propria esistenza. Quando raggiungerà quel punto, raggiungerà l'individualizzazione e diventerà un essere umano, che sarà in grado di pensare, sentire ed eventualmente dire io sono. L'animale non è in grado di dire io sono. Forse un pappagallo, no? Ripetendo, ma non lo fa consapevolmente. Non lo sente. Ok, andiamo avanti. Poi l'essere umano, scusatemi, poi la corrente di vita individualizzata si eleva e diventa un essere umano. Durante la lunga evoluzione nel regno umano, ricordate, lo abbiamo studiato la settimana scorsa, attraversiamo tre grandi periodi. Ricorda qualcuno di voi come si chiamano questi tre grandi periodi in cui possiamo dividere tutta la ruota di reincarnazioni umane? Francisca sicuramente lo ricorderai, perché tu hai fatto una domanda. Sì, io ho fatto la domanda per quanto riguardava i termini. I termini. L'ultima era la fase dell'apprendimento in pratica. Prima, ricorda qualcuno di voi più o meno quante reincarnazioni nel regno umano dovrebbe l'essere umano fare fino alla laurea? Quanti 777. Sono? Ecco, 777 incarnazioni. Queste 777 incarnazioni vengono divise in tre grandi parti o aule. La prima è l'aula. Come si chiama la prima aula? Carla. Credo quella dell'ignoranza. Perfetto, la prima è l'aula dell'ignoranza. La durata approssimativamente sono 700, le prime 700 incarnazioni. Poi la seconda è l'aula dell'apprendimento, non è la terza. La seconda è l'aula dell'apprendimento, che più o meno dura 70 incarnazioni. E la terza come si chiama? Non è difficile. Ignoranza, apprendimento, dopo l'apprendimento che cosa arriva? La conoscenza, che ci riuniamo con io sono, questo arriva. Sì, tiepido, Carla, dimmi. L'ascensione? Sì, si raggiunge l'ascensione, ma prima dell'ascensione c'è questo breve periodo
che potrebbero essere più o meno una delle sette incarnazioni nell'aula della saggezza. Ok, c'è l'aula dell'ignoranza, l'aula dell'apprendimento e l'aula della saggezza. Quando l'essere umano raggiunge l'aula della saggezza, che sono le ultime incarnazioni, stiamo parlando di un essere umano molto evoluto, un saggio, una persona che ha sviluppato tante delle qualità di ognuno dei sette raggi. E proprio si può dire che una persona entra, un essere umano entra nell'aula della saggezza quando raggiunge il sentiero spirituale. Il sentiero spirituale, non in un senso generico, ma in un senso specifico, potremmo dire tecnico, inizia con il processo delle iniziazioni. Il sentiero spirituale attraverso il quale l'essere umano comincia il suo allenamento, che lo porterà finalmente alla laurea nel regno umano attraverso l'ascensione e uscire in questo modo della ruota delle reincarnazioni, viene diviso in cinque tappe. Queste cinque tappe sono le cinque iniziazioni maggiori. Possiamo leggere ora che cosa sono le iniziazioni. Chi vorrebbe leggere? Allora, io. Dai, Francesca. Ok. Allora, le iniziazioni. Allora. Sì. Le iniziazioni sono espansioni di coscienza nel processo di sviluppo interiore della divina presenza io sono, fino ad arrivare all'ascensione e ancora oltre. Grazie mille. Bene, allora, le iniziazioni sono espansioni di coscienza. Le cinque iniziazioni sono tipificate da cinque momenti, i cinque momenti più importanti della vita del Maestro Gesù. La prima iniziazione è tipificata o rappresentata dalla nascita del Maestro Gesù a Betlemme. La nascita di Gesù simboleggia la nascita del Cristo in noi o il risveglio della coscienza cristica nell'essere umano. Quello è la prima iniziazione. Quando l'essere umano si rende conto, non intellettualmente, ma veramente, di essere uno spirito divino e non un corpo fisico, una personalità. Quella è la prima iniziazione. La seconda iniziazione, qual è? Viene tipificata dal battesimo. Il battesimo è... Qual è l'elemento coinvolto nel battesimo? L'acqua. Ecco, l'acqua. È l'acqua. E l'acqua sempre simboleggia una cosa. Che cosa simboleggia l'acqua? Pulisce l'acqua. L'acqua pulisce. Pulisce che cosa? Il famoso peccato originale per noi cristiani. Sì. Quello va bene. E poi anche l'acqua è l'elemento delle emozioni. Emozioni, certo. E così come il nostro corpo è praticamente un 70% acqua, il 70% dell'energia che scende attraverso la presenza io sono, attraverso il cordone argentato, è qualificata dal mondo emozionale, dai sentimenti. Sì? L'essere umano, la personalità umana è praticamente un 70% emozioni. Bene. La seconda iniziazione è la piena purificazione del mondo emozionale e il controllo del corpo astrale o emozionale. Il terzo momento culmine della vita del Maestro Gesù è la trasfigurazione. La trasfigurazione è quando Gesù diventa luce, il suo corpo è solo luce.
quello è l'autocontrollo del corpo mentale, quando il corpo mentale è pienamente purificato. Poi la quarta iniziazione ha due parti, la crocifissione e la resurrezione, che è diventare un essere pienamente positivo. Capita anche durante la crocifissione che l'essere umano dona, offre tutto quello che ha sviluppato, imparato e accumulato nel suo corpo causale all'umanità. E finalmente, una volta raggiunta la quarta iniziazione o quella della crocifissione, potremmo dire che l'ultima tappa e l'ultimo passo è assicurato, che è quello dell'ascensione o la quinta iniziazione. L'ascensione, come quella che fece il Maestro Gesù sulla cima del colle di Betania. E chi potrebbe leggere? Chi mi aiuta? Allora, io non vedo bene perché c'ho... Allora, l'ascensione, ma non vedo un pezzo dello scritto. Ah, Carla, tu lo vedi? Liberandoci dalla ruota dell'incarnazione. Sì, io lo vedo. Dai. Leggo? Sì, okay, per favore. L'ascensione ci rende un maestro ascesso, liberandoci dalla ruota della reincarnazione. È l'obiettivo ultimo dell'evoluzione umana. Molto bene, cioè tutti gli obiettivi dell'evoluzione umana possiamo sintetizzarli nell'ascensione, che è quella di unire la personalità con il Cristo interno, il Cristo interno con la presenza io sono, e quello ci porta fuori, ci libera dalla ruota delle reincarnazioni, sì? E ci fa diventare un maestro asceso. Si parla di maestri ascesi perché? Perché tutti i maestri ascesi hanno fatto la loro ascensione. Bene, che è la quinta iniziazione. Questa è la roccia dell'ascensione, il posto dal quale il Maestro Gesù fece la sua ascensione. E questo si trova sul colle di Betania in Israele. C'è una piccolissima cappella e dentro la cappella è possibile ammirare questa roccia, che dove Gesù, prima di fare l'ascensione o facendo l'ascensione, lasciò le impronte dei suoi piedi su quella roccia. Bene, questo velocemente lo avevamo spiegato durante la lezione della settimana scorsa, che allo scopo di raggiungere l'ascensione è importante attivare la fiamma bianca. La fiamma bianca o il raggio bianco è uno dei 7 raggi, opportunamente parleremo sul raggio bianco, che è quello dell'ascensione, e deve essere attivato quotidianamente insieme al raggio violetto. Quotidianamente noi dobbiamo visualizzarci avvolti in un pilastro di fuoco violetto, come si vede in questa immagine della presenza io sono, questo pilastro, questo tubo violetto che avvolge il corpo o la personalità umana. Ed oltre il pilastro di fuoco violetto, il tubo di luce e fiamma bianca, che è la fiamma dell'ascensione, che eleva, ascende l'energia che è trasmutata dal fuoco violetto insieme a tutte le energie positive che tornano verso noi e che devono tornare al cuore della presenza io sono. Ci sono domande a questo punto? No. No? Bene, facciamo insieme questa affermazione. Possiamo prima chiudere i nostri occhi. Chiudiamo gli occhi visualizzando intorno a noi un tubo di luce e fiamma bianca. Visualizzate la fiamma dell'ascensione
che vi avvolge come un grande mantello, un grande tubo di fuoco bianco, facendovi invisibili, invincibili, invulnerabili nel confronto di ogni creazione umana imperfetta. Osservate la fiamma bianca dell'ascensione fiammeggiando attraverso tutta la struttura fisica del nostro corpo, elevando, ascendendo la frequenza vibrazionale del nostro corpo fisico, delle nostre emozioni, anche dei nostri pensieri. E ora apriamo gli occhi ed insieme facciamo questa invocazione. Amata presenza di Dio, io sono. Mantieni accesa la fiamma bianca dell'ascensione risplendendo, risplendendo, risplendendo nei miei sentimenti, nella mia mente, nel mio corpo fisico, nella mia casa, nei miei affari e in tutti i miei compiti. Portami alla vittoria della mia ascensione quando il mio servizio qui sulla terra sarà compiuto. Grazie Padre. Allora, maestri ascesi, e questa è una definizione che abbiamo letto la settimana scorsa, ma in qualche modo conclude l'argomento trattato fino a questo punto. E chi potrebbe leggere questa definizione? Sì, per favore, sì, perfetto. Maestri ascesi. I maestri ascesi sono esseri umani che sono passati per tutte le esperienze umane. Hanno sviluppato alla perfezione le qualità dei sette raggi, si sono liberati dalla ruota di reincarnazioni attraverso l'ascensione e, per compassione infinita, aiutano gli esseri umani a evolvere. Perfetto, grazie mille. Allora, i maestri di saggezza o i maestri ascesi continuano a lavorare soprattutto sui piani interni aiutando all'umanità e per principio di corrispondenza come sopra e sotto, come sotto e sopra, così come nel mondo degli umani di solito dentro un'azienda o in un governo c'è una struttura gerarchica, un ordine dove ci sono i più, quelle persone che hanno più conoscenza, più capacità, più abilità, che di solito sono quelli che guidano o indirizzano gli obiettivi dell'azienda, per esempio, o del governo, e altre persone forse meno qualificate o qualificate in un altro modo per fare altre attività. Questa struttura gerarchica la troviamo anche nel mondo spirituale, è quello proprio che viene chiamato la gerarchia spirituale e l'ordine secondo il quale lavorano i maestri di saggezza. Vediamo, gerarchia spirituale, chi legge? Io. Sì. Federica, vorresti leggere? Oh, sì. Sì, dai. Gerarchia spirituale è l'ordine interno della grande fratellanza bianca, il governo occulto del mondo, composto dall'incontro di tutti gli adepti o maestri di saggezza, in cui ognuno, in base allo sviluppo del suo Dio interiore, occupa un incarico corrispondente. Ok. È la comunione dei santi. È la comunione dei santi, proprio. Cioè, ogni maestro, secondo il livello di coscienza raggiunto, secondo il raggio dentro il quale si è svolta la sua evoluzione lungo migliaia o milioni di anni,
è in grado di occupare una carica o un'altra carica dentro la gerarchia spirituale. Di solito si sceglie il migliore affinché svolga un'attività in particolare. Così, dentro questa gerarchia spirituale ci sono per esempio 7 maestri che sono proprio i capi di ognuno dei 7 raggi e vengono conosciuti come i direttori dei 7 raggi. I direttori, la parola direttore anche viene rimpiazzata per quella di Chohan. Avete forse letto o sentito la parola Chohan? Chohan è una parola sanscrita che vuol dire signor. Il Chohan di un raggio, che sarebbe letteralmente tradotto il signor di un raggio, il signor del settimo raggio, il signor del primo raggio, il Chohan del primo raggio, sarebbe il direttore di quel raggio. Direttore dei 7 raggi, Carla, mi faresti il favore, per favore, di leggere? Sì, certo. Direttore dei 7 raggi. I direttori dei 7 raggi sono 7 maestri ascesi che hanno sviluppato al massimo la qualità divina del raggio che dirigono e l'esercitano come gerarchi di un ritiro eterico e di una confraternita di maestri. Bene, grazie mille. Nel caso dell'essere umano, i direttori di ognuno dei 7 raggi sarebbe il responsabile dell'evoluzione di tutti gli esseri umani incarnati sotto il suo raggio. Questi 7 maestri, attualmente i direttori di questi 7 raggi sono: del primo raggio azzurro il signor Sirio, del raggio dorato la maestra Soshi, del raggio rosa una maestra conosciuta come Rowena, Lady Rowena, il maestro Serapide Bey è il direttore del raggio bianco, il maestro Hilarion, che fu conosciuto durante l'ultima incarnazione, la sua ultima incarnazione, come l'apostolo San Paolo, è il direttore del raggio verde. Giovanni l'Amato, il discepolo amato del maestro Gesù, è attualmente il direttore del raggio oro rubino, e la madre Mercede, conosciuta dentro il cristianesimo, il cattolicesimo, come la Vergine o la Madonna delle Mercede, padrona di Catalunya in Spagna e anche la liberatrice degli oppressi, è la direttrice del raggio violetto. Queste cariche come direttori di ognuno dei 7 raggi è una carica che viene occupata eventualmente da diversi esseri. Non è come lo stesso che capita dentro il governo gerarchico di un paese. Che oggi tu hai un governatore o hai il presidente del consiglio, che viene occupata quella carica da una persona, ma tra 5 anni, 10 anni, 20 anni arriva un'altra. Sì? Lo stesso capita con la direzione di ognuno dei 7 raggi. Bene, allora, così come dentro il regno umano, alla cima, dirigendo ognuno dei 7 raggi, c'è un maestro asceso, conosciuto come con la carica di direttore del raggio. Qualcosa di simile capita dentro il regno angelico e il regno elementale. Dentro il regno angelico, alla cima di ognuno dei 7 raggi, c'è un arcangelo. L'arcangelo del raggio azzurro, qualcuno di voi lo ricorda qual è?
Michele. Michele, molto bene. Michele è l'arcangelo del raggio azzurro, del raggio dorato Jofiel, del raggio rosa Samuel, del raggio bianco Gabriele, l'arcangelo dell'annunciazione. Raffaele, il medico del cielo, è l'arcangelo del raggio verde della guarigione. Uriel, l'arcangelo della provvista, è il direttore degli angeli del raggio oro rubino. E il direttore degli angeli del raggio violetto è Zadkiel. Questi sono molti nomi. Non aspetto che oggi impareremo a memoria tutti quelli, ma durante le prossime lezioni parleremo di ognuno dei sette raggi e quando sarà l'argomento della lezione il raggio azzurro, sicuramente toccherà parlare sull'arcangelo Michele, sul direttore del raggio azzurro e anche sul direttore dentro il regno elementale di ognuno dei sette raggi. Andiamo avanti. I sette Elohim. Gli Elohim sono alla cima dell'evoluzione elementale, che è un'evoluzione parallela a quella dell'umano. Gli Elohim che dirigono ognuno dei sette raggi per tutto il regno elementale vengono conosciuti con questi nomi. L'Elohim del raggio azzurro è l'Elohim Ercole, del raggio dorato Cassiopea, del raggio rosa Orione, del raggio bianco Chiarezza, del raggio verde Vista, del raggio oro rubino Tranquillità e del raggio violetto Arcturus. Domande fino a questo punto, se ci sono. Sì, io una domanda l'avrei. Sì. All'inizio, quando prima di presentare sia i direttori, gli arcangeli, sì, gli Elohim, sì, c'era un'affermazione che diceva che ognuno di noi è più predisposto a un raggio. Sì. Cioè, ecco, questo noi riusciamo a capire qual è il mio raggio, cioè quale sarebbe il raggio dove io sono più preposto? Certamente. E dammi un attimo perché proprio l'argomento di questa toccato in questo slide. In base a ciò che facciamo e al raggio a cui apparteniamo, ci possiamo unire al proposito con cui uno dei maestri lavora e poter così servire l'umanità uniti alla loro forza spirituale. Come facciamo a sapere qual è il nostro raggio? Non è difficile, ma neanche è troppo semplice. Perché? Perché c'è un raggio della personalità, un raggio del Cristo interno e un raggio della presenza io sono. E non sono necessariamente sempre gli stessi. Infatti, il raggio della presenza io sono e il raggio del Cristo interno non cambiano, sono sempre gli stessi lungo tutta la nostra evoluzione. Ma la personalità è nuova in ogni incarnazione. E per questo motivo è molto probabile che il raggio cambi in ogni incarnazione, a seconda delle virtù che dovremmo sviluppare al nostro piano divino di perfezione in quella incarnazione. Così, per esempio, se in un'incarnazione tu stai facendo l'infermiere, qual è il tuo raggio? Quindi Raffaele. Verde. Ecco, il raggio verde della guarigione. Stai imparando le qualità di guarigione. Se in un'incarnazione fai lo scienziato? La scienza. Carla, dillo.
Sempre verde. Sempre il verde, il raggio della scienza è anche il raggio verde, perché è il raggio non soltanto della salute e la guarigione, anche il raggio della concentrazione. Poi, se in un'altra incarnazione fai l'architetto, o fai l'artista, il musicista, il pittore, qual è il tuo raggio? Il raggio bianco. È il raggio bianco. Almeno la personalità è una personalità di raggio bianco. Sempre quando l'attività che svolge la personalità è anche quella che ci piace, no? È chiaro. Non sto parlando di quando una persona fa l'avvocato, ma in realtà voleva fare il musicista. Ma ha fatto l'avvocato perché sotto la pressione della famiglia ha accettato svolgere quell'attività. No, ma quando facciamo quello che ci piace e abbiamo, potremmo dire, come diresti quando avete il grande desiderio, la grande motivazione? La propensione, si chiama propensione. È la tua propensione, sì, sì. La facilità nel fare, la facilità nel fare che ti rende capace di farlo. Ecco, ecco, perfettamente. Allora, quello è il raggio della tua personalità. Poi questo può diventare più complicato man mano l'essere umano comincia a sviluppare coscienza cristica, perché inizia a ricevere l'influsso del raggio del suo Cristo interno, e forse quello può fare in modo che durante un'incarnazione cambia l'attività di quella corrente di vita, perché sotto l'influsso del raggio del Cristo alla fine il Cristo comincia ad imperare. Ok, ma diciamo che almeno non è molto complicato capire qual è il raggio della personalità, perché di solito viene fissato dal fatto di qual è la nostra motivazione interna, quello che è la nostra, il desiderio della nostra anima in questa incarnazione. Carla, dimmi. In sintesi sono poi le azioni che determinano o favoriscono o amplificano la connessione con la tipologia del raggio che viviamo, insomma. Ok, viene a essere la non soltanto l'azione, ma anche la motivazione che ci porta all'azione, che ci porta a svolgere quell'attività. Sì, Carla, dimmi. Se una persona già nasce tipo un genio, no? Quindi già ha molto sviluppato quel raggio, è quello che utilizzerà in tutta la sua vita, o gli altri raggi non le deve dare troppa attenzione come quello, oppure deve avere un equilibrio? Vediamo, quando tu trovi un genio in ognuna delle vie evolutive dell'umanità, diciamo un genio nell'arte come Mozart, diciamo un grande direttore o compositore di musica, bravissimo. Di solito sono persone molto molto evolute, che non soltanto esprimono le qualità di un raggio, ma anche una grande espressione di qualità di altri raggi. A volte capita di no, ma di solito di sì. Sono non soltanto bravi musicisti, ma se devono dirigere forse diventano ministro di cultura di un paese e sono bravissimi. O anche come maestri, educatori, sono anche bravissimi. O filosofi. Pensa che tanti grandi musicisti non soltanto sono stati grandi compositori, direttori, ma anche hanno avuto tra i suoi discepoli, allievi, altri grandi musicisti. Vuol dire che non soltanto erano bravo nel raggio bianco dell'arte, ma anche nel raggio dorato dell'insegnamento. Certo. Ok. Ok? Ok.
Bene, un'altra domanda, se... Un'altra domanda, magari la predilezione per un colore, Sì. no? Può indicare anche una pista del raggio che noi seguiamo? Ad esempio, a me piace tantissimo il colore il blu, come colore. Io direi, Può essere? sì, capisco la tua domanda, Francisca, che è molto comune. La predilezione per un colore potrebbe significare che quello è il nostro raggio o quello è il raggio che più ci manca. Ok, potrebbe essere anche quello. Ti Ok, direi, benissimo. e per questa motivazione il tuo Cristo interno... E attraverso l'intuizione ti guida a scegliere quel colore in modo che tu possa assorbere, attrarre queste energie che ti servono in questo momento come un alimento interno ed spirituale. Benissimo, Infatti, ok. di tutti i raggi nel raggio azzurro troviamo la minor quantità di correnti di vita. Ci sono pochissime, pochissime personalità di raggio azzurro. Pochissime. Sono quelle che hanno un grande potere di volontà, autorità, sono in grado di guidare le masse di persone, diventare capi di Stato, per esempio. O grandi militari che guidano una guerra, per esempio. E che cosa capita? Sono di solito il suo carattere è insopportabile. Insopportabili. Hanno molta forza, molta energia, molto troppo entusiasmo. E non sono persone facili di capire. Perché sono diversi un po' al resto della gente, dell'umanità. Quindi sono pochissime le persone e non hanno una caratteristica del raggio azzurro, è la mancanza assoluta di timore. Una persona di raggio azzurro, una personalità di raggio azzurro non ha paura di niente, di nulla, di nessuno. E quindi... Ok, è una Così cosa. è facile attraverso l'autosservazione capire, sono di raggio azzurro? No, non credo. Probabilmente no. Un'altra domanda. A livello di vitamine, la Sì? vitamina D. La vitamina D è del raggio violetto? Ah, ok, benissimo. Sì? Ok. Bene. Bene, andiamo avanti. Stiamo arrivando alla fine della lezione. Chi potrebbe leggere questo slide? Posso leggere Sì, per io? favore. Affinché gli esseri di luce ti assistano, sono necessarie alcune condizioni: invocarli per mezzo di preghiere, invocazioni o decreti, condurre una vita di buona volontà, servizio, carità e amore compassionevole. Ok, bene, vediamo. Attraverso l'invocazione, i decreti, le preghiere e direi in senso generale attraverso la devozione è possibile magnetizzare l'energia, la radiazione di un essere di luce, non soltanto di un maestro di saggezza, un maestro asceso, ma anche degli angeli, arcangeli, Elohim, eccetera. Secondo, condurre una vita di buona volontà, servizio, carità e amore compassionevole. Il fatto di avere la motivazione compassionevole di aiutare gli altri naturalmente attira non soltanto la radiazione, anche l'attenzione degli esseri di luce. Ma è un punto che mi importa tanto chiarire. I maestri di saggezza non lavorano attraverso canalizzazioni, medianità, messaggi dell'aldilà. E i maestri di saggezza lavorano per lo sviluppo e l'evoluzione dell'umanità.
E tutte queste attività non soltanto non aiutano, ma di solito portano indietro l'essere umano che fa questi, che pratica, che fa questo tipo di pratiche o discipline. I maestri lavorano con il fiore dell'umanità, tra i discepoli che si avvicinano a un rapporto consapevole con i maestri di saggezza, troviamo le persone che sono nell'aula della saggezza, nelle ultime incarnazioni, che hanno poteri, capacità che hanno sviluppato e che possono offrire al servizio dell'umanità, non al servizio dei maestri, perché i maestri non hanno bisogno di niente. Loro, dal punto di vista umano, si sono liberati da tutte le limitazioni. Loro sì hanno bisogno di aiuto per servire l'umanità. Cioè, un essere umano che desidera avvicinarsi ai maestri di saggezza, quello che dovrebbe pensare è: che cosa posso fare per l'umanità? E mettersi in moto. E se proprio il suo lavoro e il suo servizio è parte del piano divino di perfezione e può avere un influsso massivo, cioè aiutare migliaia, milioni di persone, attirerà naturalmente l'attenzione di un maestro di saggezza che dai piani interni potrebbe appoggiare, magnificare gli sforzi che l'essere umano sta facendo nel piano fisico. Ok, ci sono domande a questo punto? No? Ok, bene. Se non ci sono domande, faremo questa affermazione. Nel nome dell'amata presenza di Dio, io sono in me e in tutta l'umanità. Amati maestri ascesi della gerarchia spirituale di Shambhala, proteggete e illuminate la terra. Riempite di amore, bellezza, salute, prosperità e perdono a tutta l'umanità, fino a quando questo pianeta raggiungerà la sua liberazione e ascensione nella luce di Dio che non fallisce mai. Grazie Padre. Perfetto. Domande? Qualcosa di aggiungere? No. Francisca, tu? No. Allora, vabbè, una domanda mi viene, diciamo. Dimmi. E allora noi li invochiamo, però se noi li chiamiamo loro arrivano, anche se non stiamo prestando un servizio, loro arrivano. Allora, l'invocazione, ricordiamo, è la capacità che ogni essere umano ha di magnetizzare attraverso il potere del pensiero, il sentimento, la parola e l'azione, le energie positive dai più alti piani spirituali, sia per trasmutare il negativo che per espandere le virtù e le qualità divine. Certamente ogni essere umano ha questo potere dell'invocazione e potremmo invocare i maestri di saggezza, gli angeli, gli arcangeli, per risolvere delle situazioni personali, per trasmutare qualcosa negativo, un'apparenza di mancanza di salute, un'apparenza di povertà, o per sviluppare una qualità. Ma
quando la nostra invocazione ha una motivazione non egoistica, ma per esempio caritatevole, compassionevole, di aiutare non soltanto noi stessi, ma aiutare gli altri, per principio di vibrazione. Siccome la motivazione dietro l'azione dei maestri di saggezza è la compassione, loro vengono chiamati maestri di compassione, di saggezza e compassione. Sono le due caratteristiche principali dei maestri ascesi e di tutti gli esseri di luce. Perché? Perché loro hanno coscienza di unità con tutta la vita. E avendo coscienza di unità con tutta la vita, quando tu vedi una parte di quella vita che sei tu, limitata, oppressa, imprigionata, il desiderio di aiutarla a liberarsi è naturale, sorge spontaneamente. Quindi, quando l'essere umano esprime anche quella motivazione non egoistica, quando quello che ti spinge a fare qualcosa è la compassione, e aiutare gli altri per principio di vibrazione, stai naturalmente attirando quell'energia. Ok. Capisci? E certamente il potere di invocazione è molto più grande. Per cui l'altruismo è il dire per me e per gli altri, già di per sé, una forma dei maestri ascesi. Li replichiamo in maniera molto misera, ma li replichiamo. Certamente. Almeno quando fai un trattamento per te, aggiunge questo chiedo, a questo che chiedo per me, lo chiedo anche per tutti gli altri. Gli altri. Persino. È già una forma. Sì. Sì, sì, dimmi, Paride. No, scusa, è già una forma di altruismo che replica la mentalità del maestro asceso. Ecco, ecco. E la mente si abitua a generare l'abitudine di pensare non soltanto a noi stessi, ma anche agli altri. Per esempio, ogni volta che tu esci, prendi la macchina per uscire a casa, da casa, e invochi l'Arcangelo Michele. Amato Arcangelo Michele, circonda questa macchina con un muro di fiamma azzurra di protezione. E questo che chiedo per la mia macchina, lo chiedo per tutte le macchine del mondo, per esempio. E l'esercizio dell'alito santo, sì, può essere fatto anche per gli altri? Infatti, perché quando si fa l'alito santo, il quarto passo, che è la proiezione, è un servizio. Sì. È un servizio. Oh. Ok, grazie. Grazie. Infatti, è la pratica dell'alito santo che somiglia tanto il pranayama degli indiani, dello yoga. Ma ha una differenza. In questa nuova era i maestri ascesi hanno aggiunto allo pranayama un quarto passo, che è la proiezione, che è proprio questo, che quando fai l'ispirazione stai assorbendo, mettendo dentro di te la qualità divina, e trattenendo l'aria assorbi quell'energia dentro il tuo corpo, esalando espandi questa energia intorno a te. Ma nel quarto passo, senza aria, restando senza aria, tu proietti a tutto il mondo questa energia. Si parla proprio della proiezione. Ecco, è la proiezione. E si fa con ognuno dei sette raggi. Se fai l'alito santo con il raggio violetto, durante la proiezione visualizza il raggio violetto intorno alla terra, avvolgendo la terra. Sì, questo lo troviamo anche nel Pranikiri, che si fa sempre una proiezione che avvolge la terra. Sempre, sempre deve essere così. E ogni giorno dovremmo fare un servizio del raggio? Anche una...
Sì, infatti vedi che ognuno dei servizi dei sette raggi, perché si chiama servizio? Perché quelle invocazioni sono indirizzate non soltanto a situazioni personali, ma a quelle di tutta l'umanità. Ok, sì, grazie. Sì, quello è importante. E un giorno, bene, la settimana prossima si avvicina il giorno di Wisak. Giovedì prossimo, no domani, ma il giovedì della settimana prossima è il giorno di Wisak. Ogni anno durante il plenilunio di maggio ricordiamo la nascita, l'illuminazione e l'ascensione del signor Gautama Buddha. Ecco. E sempre si fa una lezione particolare, diretta, indirizzata a non soltanto a ricordare questi eventi, ma anche l'insegnamento del signor Gautama, e faremo un servizio. Lo faremo ovviamente mercoledì prossimo, il servizio e la lezione dedicata a ricordare la festa del Wisak. Perché sì? È in concomitanza sempre con la luna piena, vero? Sì, certo. La festa del Wisak si celebra ogni anno durante il plenilunio di maggio e la celebrazione può essere realizzata due giorni prima o due giorni dopo. Sì? Oh, okay. Siccome okay. Wisak è proprio, il plenilunio è proprio giovedì 23, se non mi sbaglio, faremo la lezione mercoledì prossimo, sì? Ok, benissimo. Alla stessa valenza, vero? Alla stessa valenza, anche se noi l'anticipiamo. Sì, certamente, alla stessa valenza, perché si può fare due giorni dopo, due giorni prima o due giorni dopo. Ok. Ok, bene, cari amici, è stato un piacere. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 19:30. La settimana prossima per la celebrazione del Wisak. Grazie. Un grande grazie a tutti. Un grande abbraccio. Serata.